Per me è molto prezioso ciò che ho scoperto lungo gli anni leggendo i padri della Chiesa. Per loro l'edificio della Chiesa era sempre immagine della Chiesa con maiuscole e le pareti della Chiesa per loro erano autoritratto della Chiesa. Anche quando arriva uno nella chiesa e non c'è nessuna liturgia, l'altare, l'ambone, le pareti, l'architettura stanno celebrando. Nella chiesa latina invece parliamo del suo nome, Cristoforo, portatore di Cristo. E noi l'abbiamo fatto così, che lui cammina sulle acque, Cristo che lo porta sulle spalle gli copre gli occhi, nel senso che lui guarda ormai con gli occhi di Cristo. Lui non vede secondo gli occhi della sua natura. Nostra natura è vissuta veramente bene quando è vissuta da figlio di Dio. Io non scelgo sulla più importanza del luogo. Le domande che ci arrivano per noi sono sempre la Chiesa che ci chiama.